Ciao ragazzi, benvenuti in Castalimenti. Eccoci con un nuovo video, impara insieme ai nostri docenti. Io sono Gabriele Bozio. E io Filippo Falciola. Cosa facciamo oggi, Phil? Oggi vedremo come andare a farcire una torta aiutandoci con un anello di acciaio. Partiamo proprio dall'anello di acciaio. Allora, questo è un anello di acciaio H4, diametro 18, è una misura abbastanza standard per una torta per 8-10 persone e questo è un nastro di acetato. Allora, noi potremo farcire la nostra torta direttamente dentro in questo anello. L'anello ci serve per fare tutte le torte uguali, perfette, precise e andando a lavorare in maniera appunto ripetitiva, quindi facendo una produzione sistematica a catena. Ovviamente l'anello ci aiuta a lavorare con delle creme non completamente stabilizzate in maniera tale che vada a riempire perfettamente l'anello e soprattutto avere una perfezione nel bordo esterno. Però l'anello, ovviamente, per poter poi togliere l'anello dopo aver farcito la torta, dobbiamo andare ad abbatterlo in negativo, quindi a suggerarlo completamente. Grazie all'utilizzo dell'acetato, invece, abbiamo un grande vantaggio perché non servirà abbatterlo completamente. Quando è semicongelato, noi potremo già sfilare l'anello di acciaio e lasciando il nastro di acetato attorno alla torta, lui continuerà a proteggere le pareti e potremo continuare a surgelare il nostro dolce. In più, il nastro di acetato tutto attorno, appunto, proteggerà anche il dolce nelle fasi di conservazione. Vediamo come si mette il nastro di acetato. Partiamo dall'aggiunzione dell'anello, facciamo girare il nastro di acetato tutto attorno e andiamo a sovrapporlo di un centimetro circa, 1-1,5. Questo ovviamente è la tecnica per tagliarne uno. Quando devo tagliarne 100, prendo la misura di uno, poi me lo metto sul tavolo e vado a tagliare gli altri tutti della medesima dimensione. A questo punto dobbiamo inserire l'acetato. Per una questione di comodità, la giunta, quindi dove si sovrappone l'acetato, corrisponde alla giunzione, alla saldatura del nostro anello. Quindi prendiamo e andiamo ad inserire in questo modo. Allora, se vediamo che l'anello, vedete, l'acetato tende a scivolare dall'anello, abbiamo due metodi. Il primo è un metodo che va bene se ne facciamo uno o due dolci, ovvero facciamo in questo modo, lo andiamo a caricare elettrostaticamente, lo inseriamo all'interno e vedete che rimane perfettamente aderente. Altrimenti, quando dobbiamo farne molti, li stendiamo tutti, prendiamo un po' di staccante, lo nebulizziamo sopra, lo staccante farà tipo effetto ventosa contro l'anello e rimangono perfettamente aderenti. L'anello è pronto, vediamo il pan di Spagna. Andiamo adesso a preparare il nostro pan di Spagna. Quindi adesso andremo a tagliarlo realizzando degli strati dello spessore che ci servirà. Possiamo decidere se andare a rimuovere le parti laterali e la crosta sottostante. La parte superficiale va sempre e comunque eliminata. Togliere le parti laterali e la parte sotto può essere una scelta. Ricordiamoci ovviamente che cosa? Che la parte esterna, quindi quella della crosta, è quella che ha fatto più reazione di Maillard in cottura. Quindi sarà quella che avrà più caratterizzazione, sarà più gustosa. Quindi qualora vogliamo rendere più neutro possibile la nostra base da forno, quindi il nostro pan di Spagna, sarà opportuno andare a pararlo completamente. Vediamo come andare a tagliarlo. Iniziamo a eliminare appunto la calotta superficiale. Quindi partiamo dal lato e con un bel movimento a sega iniziamo a fare un primo taglio leggero che ci servirà da guida. Lavoriamo vicini al bordo del tavolo, altrimenti lo spessore della mia mano mi creerebbe problemi in questa fase. Una volta creato il primo taglio, sarà sufficiente con una mano far ruotare il pan di Spagna e con l'altra continuare il movimento a sega. Vedete, in un attimo abbiamo già eliminato la nostra calotta. Adesso andiamo a dividere in strati dello spessore che ci serve. Ricordiamoci che nelle classiche torte all'italiana l'ultimo strato, quindi quello che sarà alla base del nostro dolce, sarà opportuno lasciarlo leggermente più spesso degli altri strati, di modo che ci aiuterà ad avere una base un pochino più solida anche nel momento in cui dovremo andare a spostare le fette della nostra torta.
tutti gli strati di pan di Spagna saranno bagnati, quindi dal primo all'ultimo. Ovviamente dovranno essere bagnati con una bagna bilanciata, perfetta, con la giusta quantità di zuccheri e la giusta quantità di alcol in funzione di quanto la vogliamo alcolica, ma soprattutto ce ne dovrà essere la giusta quantità. Quindi lavoreremo con un biberon irroratore. Vedete, l'ultimo strato l'abbiamo lasciato leggermente più spesso degli altri e sarà quello che rimarrà alla base del nostro dolce. Quindi possiamo già metterlo all'interno dell'anello. Voilà. Allora, abbiamo messo il pan di Spagna che sta alla base nel nostro anello. Andiamo a bagnarlo, Filippo. La torta che stiamo realizzando ha come farcitura una crema leggera alla nocciola, metteremo una bagna al limone. Andremo a creare questo effetto nocciola e agrumi, quindi freschezza questa corposità della crema alla nocciola. Dopo aver bagnato il primo strato, andiamo a mettere la crema alla farcitura. La crema è morbida, non è colante perché è sempre una crema leggera, quindi non potrà mai essere troppo liquida, ma non è ancora stabile perché appunto costruendo gli strati all'interno andrà a stabilizzarsi man mano, andrà a riempire bene perfettamente l'anello senza lasciare dei vuoti all'esterno. Ok, mi dai la bagna? Così ti bagno questi. Allora, procediamo con gli altri, vedete, andiamo a bagnarli sopra ad una teglia con la carta da forno. Perché? Perché così lo bagniamo, poi lo lasciamo qualche istante in maniera tale che la bagna che c'è attorno, se le serve al pan di Spagna, se l'assorbe, se non gli serve la lascia lì e quindi non abbiamo mai un eccesso di bagna. Quando bagniamo nell'anello, come ha fatto prima Filippo, bisogna stare un po' più attenti, quindi come avete visto tastare e sentire appunto il giusto grado di inzuppitura. Anche qui ovviamente vale sempre la stessa tecnica, ma qui non c'è rischio che la bagna venga, diciamo, messa in eccesso, perché sulla teglia rimarrà quello che è in più. Prego. Andiamo a prendere delicatamente il nostro pan di Spagna. Ci possiamo sempre aiutare con un disco di acciaio, un cartoncino, se non abbiamo la manualità di Filippo per andare a prendere il pan di Spagna e spostarlo. E adesso con un cartoncino leggermente più piccolo dell'anello ci aiutiamo a fare pressione, in modo da fare pressione uniformemente e avere uno strato perfettamente pari. Ragazzi, questo è fondamentale, perché altrimenti l'istinto cosa ci fa fare? Ci fa schiacciare così con le dita, ma il problema è che con le dita poi rimangono le impronte delle dita, quindi finché la torta è intera non si vede, ma quando andiamo a tagliare vediamo tutte le ondulazioni e questo non è bello da vedersi. La torta è bella quando è perfettamente dritta e per avere degli strati perfettamente dritti non resta che schiacciare con una superficie uniforme come ha fatto Filippo. Andiamo a mettere quindi il secondo strato di crema di farcitura. Questo strato dovrà arrivare quasi al bordo, perché ci sarà giusto lo spazietto per mettere l'ultimo strato di pan di Spagna. Questo potremmo definire che è un dolce classico all'italiana. Quindi un dolce classico all'italiana, una torta classica all'italiana, è composta dal 25% del suo peso da pan di Spagna, il 25% del suo peso dalla bagna, dell'inzuppitura, il 25% del peso è la nostra crema di farcitura e l'ultimo 25% è la parte esterna, quindi la decorazione esterna, che potrà essere, se è per una ricorrenza, marzapane piuttosto che panna montata o tutte le altre finiture che poi vedremo. Ok. Mettiamo l'ultimo strato. E abbiamo messo anche il secondo strato di farcitura, andiamo a terminare con l'ultimo strato di pan di Spagna. Sempre aiutandoci con il nostro disco in cartone. Perfetto. Adesso andiamo a far stabilizzare la nostra torta direttamente in abbattitore. Però volevo farvi vedere, se noi alziamo leggermente, vedete che l'acetato fa scivolare. Adesso non lo tolgo del tutto perché sennò ovviamente va via, ma
Vedete che sotto l'acetato rimane perfetto, quindi lo metto a stabilizzare, 5 minuti di abbattitore e posso già togliere gli anelli. Cosa vuol dire? Che se devo fare 100 torte non ho bisogno di avere 100 anelli, perché intanto ne faccio 6, perché in una teglia ce ne sta 6, dopo 5 minuti quei 6 anelli li posso togliere, quindi 5 minuti più o meno avete visto il tempo che ci vuole farcire la torta. Quindi vuol dire che io riesco con 12 anelli a fare una quantità molto grande di produzione. Bene, eccoci qua ragazzi con la nostra torta stabilizzata. Guardate quanto è facile adesso togliere l'acetato. E adesso procediamo con la decorazione. Un po' di crema da mettere attorno, la nostra sacripantina, ovvero delle briciole di pan di Spagna, solo la parte interna, solo il cuore del pan di Spagna, tutto sbriciolato molto molto soffice, che verrà attaccato tutto attorno. E poi sopra metteremo degli spuntoni di panna leggermente arricchita con della crema pasticcera e dei bignè. Vediamo come si realizza la finitura. Bene, questa è la nostra torta completata. Speriamo che il video sia stato di vostro gradimento. E ci vediamo alla prossima. Impara insieme ai nostri docenti qui in Castalimenti. Ciao! Ciao ciao! Torta farcita in anello. Stage. E stage.